buonasera a tutti. Siamo qui oggi a Soveria su invito di Don Roberto in occasione della giornata mondiale del malato, che si celebra ormai da diversi anni in occasione della festività della Madonna di Lourdes, che cade l'11 febbraio. Noi come Unitalsi siamo presenti da diversi anni ormai sul territorio lametino, anche qua a Soveria siamo presenti sul territorio perché comunque siamo vicini sempre al bisogno delle persone. Persone in difficoltà, persone che comunque vivono un disagio nella propria vita. Ringrazio Don Roberto per questo invito perché ci dà anche l'occasione di farci conoscere, di far sapere a tutti le attività della nostra associazione. Noi come Unitalsi siamo conosciuti come quelli del treno bianco, però oltre a questo da diversi anni ormai accostiamo altre attività quali campi estivi con le persone disabili, a livello nazionale abbiamo anche delle case di accoglienza per le persone con disabilità. Come dice Papa Francesco, gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente diamo. Questo è il nostro motto, perché comunque sicuramente nel dare c'è anche una parte in cui si riceve tanto. L'Unitalsi è anche, oltre che i viaggi, stare accanto alle persone in difficoltà quotidianamente. Quindi noi svolgiamo anche attività di laboratorio in sede, organizziamo anche giornate di incontro e oltre a questo puntiamo molto anche sulla formazione personale dei volontari, perché comunque siamo sempre parte della Chiesa e quindi facciamo un cammino cristiano insieme al nostro assistente spirituale che è Don Isidoro Dicello. Cerchiamo di portare avanti anche una formazione del personale perché come formazione è importante anche perché diciamo Cristo è stato sempre il maestro da seguire e sulle sue orme cerchiamo di sviluppare la nostra attività.